rilanciare il sistema economico va rafforzata l'autonomia regionale. Questo è il tema rilanciato con forza dalla centrodestra. Il centrodestra rilancia con forza la necessità di dare nuova organicità istituzionale al discorso dell'autonomia regionale. Troppo importante, hanno ribadito all'unisono i candidati di Camera e Senato, il momento elettorale delle politiche per riposizionare il discorso della centralità dell'autonomia regionale, che dovrà vedere un rafforzamento del momento istituzionale al pari di programmi di rilancio delle azioni sul territorio per rilanciare il tessuto produttivo. Ma non lo si potrà fare qualora la regione dovesse essere spezzettata o abbinata ad altre realtà, a partire dalle infrastrutture, argomenti rilanciati dal candidato alla Camera del Collegio di Serra, Mario Pietracupa. Ma intanto io raccolgo il grido di disperazione della gente, davvero, e questo è importante per le campagne elettorali. Conoscere le realtà locali, percorrere le strade, rendersi conto del disagio che sta vivendo la gente. E nonostante questo, però, sto trovando una grande tenacia nel resistere sul territorio, soprattutto da parte delle donne, che evidentemente credono ancora nella possibilità che il Molise possa in qualche maniera dare ai loro figli una prospettiva. Però io penso che se non ci occupiamo davvero dei problemi reali, se non diamo un minimo di speranza a queste persone, dando dei segnali concreti, io non credo che esista bene. Tra l'altro il dato demografico che è stato così da poco pubblicato, che parla di un saldo negativo di 2.000 unità, è un dato falsato, perché le unità in meno non sono 2.000, ma a mio avviso sono 20.000 almeno, per il semplice fatto che se voi vi recate in un paese lì dove sono 200 residenti, ne trovate sì e no 20. Quindi il vero problema è questo, cioè lo spopolamento è in atto, le famiglie vanno via, non hanno più prospettive, noi dobbiamo invece riportare la microeconomia sul territorio, di dare innanzitutto speranza alla gente con la nostra presenza. È quello che sto cercando di fare. Un altro interesse se non questo, cioè quello di vedere perlomeno un Molise che riprenda un po' di fiato, un po' di respiro. Se non riprende fiato e respiro diventa difficile anche mantenere quello che è l'autonomia della regione. Ma tutto è collegato, chiaro, non previsterà nemmeno più nessuno, perché non ci saranno nemmeno più risorse.